100.000 persone coinvolte in questa storia. Il settore delle telecomunicazioni è completamente allo sbaraglio, in crisi. Sembra un po' un gioco a risico in cui l'unica certezza vera è che gireranno un sacco di soldi, il governo spenderà inutilmente un sacco di soldi, ma soprattutto ci saranno ulteriori ricadute sui lavoratori e le lavoratrici, che sono diverse centinaia di migliaia in tutto il settore, sia nel comparto delle reti sia nel comparto dei call center, che è quello che soffre più di tutti in questo periodo. Voglio dire, la cosa è molto semplice: quando c'è una crisi, secondo me deve pagare sia il datore di lavoro questa crisi sia il lavoratore. Se la paga solo il lavoratore non è più crisi ma è sfruttamento, e è questo che l'azienda, la nostra azienda, sta facendo, con sommo nostro dispiacere, perché noi comunque sia, questa è un'azienda che ci ha dato la possibilità di avere lavoro, di farci una famiglia, di comprarci una casa, di cui noi siamo orgogliosi di questa azienda, siamo orgogliosi di questo management. Si potrebbe dire che è necessario un intervento dello Stato in situazioni come quelle del settore delle telecomunicazioni, dove altrimenti fanno come gli pare? Assolutamente sì, ci troviamo di fronte a un ribaltamento dei ruoli. Adesso sono i datori di lavoro che disdicono i contratti e presentano le loro piattaforme. Il caso Almaviva è eclatante, sul ricatto occupazionale, sulla minaccia della chiusura di due sedi importanti come Napoli e Roma, loro hanno detto: se volete che ritiriamo i licenziamenti ci dovete dare il controllo a distanza individuale e un taglio salariale, taglio dei giorni di ferie, taglio delle prestazioni di alcune indennità economiche che ci sono nel settore, e soprattutto chiedendo l'assoluta flessibilità della prestazione lavorativa. Queste, secondo noi, ovviamente sono assolutamente delle richieste da mandare al mittente, perché crediamo che nel posto di lavoro non può diventare la Cayenne, la galera dal quale non si esce più, visto anche le regole pensionistiche, no? È più facile uscire dalla galera oggi che da un posto di lavoro, e questo è assolutamente inaccettabile. Il controllo a distanza è un problema enorme, che sappiamo che da qua a pochi mesi, se verrà introdotto sul contratto nazionale, renderà impossibile sostenere la vita lavorativa quotidiana. Uno strumento che cerca di standardizzare la produzione dell'essere umano, equiparandolo a quella di un macchinario. Ti do una parte del salario soltanto se raggiungi quell'obiettivo, un obiettivo che verrà ovviamente di volta in volta alzato. È uno strumento che serve a spremere la produttività fino a che diventa insostenibile. E questa è una gravissima marcia indietro che sta avvenendo con chiarezza in Telecom, ma in generale anche in tutto il settore, da quello che stiamo vedendo, visto che oggi sono anche Ericsson, Wind e altri. Lo Stato lascia fare? La sensazione sì è questa. Possiamo dire che in un momento in cui il sindacato non vede, il governo lascia fare, cosa è diventato il lavoro, il vostro lavoro? Sempre più fieri per aver detto no all'abbassamento del costo del lavoro e no al controllo a distanza, e tutte cose che oggi credo rivendichino anche i sindacati confederali. Siamo comunque critici verso i sindacati confederali perché non hanno avallato le nostre richieste e rimostranze, insomma. E siamo qui, cerchiamo di essere ovunque per non farci dimenticare e per farci comunque sentire ancora, ma il nostro lavoro ormai, non so, in realtà è un lavoro altamente qualificato e professionale. Siamo tutti operatori, la maggior parte dei quali non solo rispondiamo al telefono ma diamo comunque un servizio al cittadino, per quanto riguarda sia le varie commesse statali, e parlo di IMSS, INPDAP, Equitalia, e per i privati, per i grandi settori privati come Eni, Ferrovie dello Stato, eccetera. E oggi noi siamo diventati un po' il capro espiatorio, siamo gli unici che abbiamo detto no, e il risultato è aver ottenuto 1.666 licenziamenti.